Salve a tutti ragazzi, benvenuti, non sul mio canale questa volta, quindi per eccezione non sono sul mio canale Kilas, bensì sono sul canale di P Quadro, che ringrazio infinitamente. Questo allora è un progetto che ho deciso di portare io, però ve lo spiegherà lui. Bella Simone, eccolo qui, Kilas, un nuovo canale, magari molti di voi non lo conoscono, ma io Simone lo conosco bene e lo ringrazio per avermi proposto questa puntata. Una puntata molto speciale dedicata ai migliori giovani talenti che abbiamo scoperto all'interno delle nostre carriere. Quindi vi spiegherò, vi racconterò, vi descriverò 10 tra i migliori giovani talenti scoperti nelle mie carriere allenatore, divisi 5 in questo episodio e gli altri 5 saranno nell'episodio dedicato al canale di Kilas, che trovate il link qui sotto in descrizione. Quindi partiamo con il primo giocatore di oggi, che è Leandrinho. Ebbene sì ragazzi, sto parlando di un giocatore fantastico, un giocatore che ho scoperto all'interno della carriera allenatore YouTubers, la carriera che amate di più all'interno del canale P Quadro, e parlo di un giocatore che secondo me si è distinto per le sue doti tecniche, per la sua velocità, dribbling, palla al piede nell'uno contro uno. Perché? Perché il giocatore, oltre a segnare tanto, è molto agile e costa poco. Un giocatore che ho acquistato, come vedete anche tra l'altro nello sfondo, questa è la novità che già vi avevo descritto nel video dedicato alle novità del canale, dove trovate questa mia facciazza e sotto vedete anche gli sfondi animati inerenti a ciò che sto parlando, ciò che sto dicendo. Quindi parliamo di un giocatore che vedete far gol e che vedete anche acquistare dal sottoscritto. A pochi euro, a pochi soldi l'ho comprato ragazzi, sì, perché ne basta davvero tanto la pena, e vi dico che nell'arco di 2 anni le offerte sono non duplicate, molto di più, offerte che sono arrivate anche di 20-25 milioni per la sua vendita, offerte che naturalmente ho rifiutato. Quindi secondo me uno dei migliori giovani talenti delle mie carriere allenatori è senz'altro Leandrinho. Il mio primo giocatore, quindi sull'episodio di P Quadro, sto parlando di un ragazzo su FIFA 16 sulla carriera allenatore con il Leeds United, e sto parlando di un ragazzo che era un attaccante che mandavo sempre in prestito perché non mi piaceva, sempre in prestito breve, quando ho deciso di schierarlo in attacco. Questo ragazzo mi ha fatto non si sa quanti gol, e sto parlando di Lee Erwin, un ragazzo che andava all'incirca sul 67 di overall. Veramente era un ragazzo formidabile. Il ricordo più bello che su di lui è quando ho giocato con lui in Europa League e mi ha pure segnato, quello è il bello. Non l'ho mai venduto perché ovviamente ho preferito tenerlo. Secondo giocatore invece è Ayan, giocatore che ho scoperto nella carriera allenatore Exlim con il Pescara, la carriera allenatore che apparteneva al FIFA precedente. Secondo me un giocatore, un difensore molto competitivo, bravissimo, palla al piede, ma ragazzi, specialista sulle punizioni. Quanti difensori specialisti sulle punizioni conoscete? Ecco, lui secondo me è uno tra gli sconosciuti che in questo FIFA ha fatto davvero tanto la differenza. E non sto parlando dell'ultimo FIFA naturalmente, però se ve lo ricordate ha fatto veramente degli sfracelli, sia per quanto riguarda la difesa del Pescara, che era diventato un muro con lui titolare, e sia per quanto riguarda queste punizioni che nessuno si aspettava, nemmeno le squadre avversarie si aspettavano lui battere le punizioni così bene e anche segnare. Del resto ragazzi, è stato uno dei miei punti forti per andare avanti, per proseguire con questa carriera e portare a casa dei risultati davvero fenomenali. Il secondo giocatore di cui vi voglio parlare riguarda FIFA 15. Su questo giocatore di cui vi voglio parlare è un ragazzo che l'ho trovato svincolato nella mia carriera con il Watford. Il secondo anno, comunque anche dal primo anno era svincolato. Sto parlando di un terzino destro, ossia Attila Fiola, un ragazzo che ha una nazionalità particolare
è che era svincolato, ma non ha tantissimo di overall, però fidatevi che è fortissimo, uno dei terzini più forti che abbia mai provato su FIFA, e per essere uno svincolato, uno dei ricordi più belli non è su FIFA 15 ma su FIFA 16, perché avevo fatto una carriera giocatore e sul torneo precampionato l'ho visto alla prima partita, al debutto sul torneo prestagionale, e quindi pensare che l'ho trovato su FIFA 16 alla prima partita dopo che l'ho allenato tanto su FIFA 15. Terzo giocatore, Zonischi, ve lo ricordate? Il nuovo Lewandowski, episodio speciale dedicato al canale di Yas, quando ancora Yas non aveva 8.000 iscritti, ne aveva 7.000 e qualcosa. Ho deciso di prendere Yas e dedicare questa mia scoperta insieme a lui nel mio canale. Perché? Perché ragazzi, volevo dedicare un episodio speciale per un bomberone che veramente, ma veramente ha fatto la differenza all'interno della mia squadra. Sì, perché anche lui lo trovate nella mia carriera allenatore Extreme, in questo episodio speciale con Yas, ma lo trovate naturalmente anche nelle puntate precedenti di questa carriera allenatore estrema, con un attaccante sconosciuto che davvero, secondo me, ha ribaltato tutte le difese della Serie A. Sì, perché un attaccante del genere che segna di piede, di testa, scartando nell'uno contro uno, in velocità, cioè veramente un equilibrio incredibile da parte sua. Secondo me uno degli attaccanti più completi che ho scoperto nelle mie carriere allenatore, e lui merita davvero tantissimo. Un altro giocatore che porterò a breve anche sul mio canale nella mia carriera allenatore è un ragazzo che ho scoperto però su FIFA 16. Avevo messo una mod su FIFA 16 che dava la Lega Pro, quindi tutti quanti i gironi di Lega Pro sul mio PC, e quindi presi il Lecce perché volevo portarlo in Serie A, non mi chiedete il motivo proprio del Lecce, e trovai un giocatore che si chiamava Balint Vexé, un ragazzo che appunto vi state chiedendo se è una mod, vuol dire che può essere anche che l'hanno pompato e poi nella realtà su un prossimo FIFA faccia schifo. E questo che viene bello, perché mi ha fatto tantissimo, è salito di molto, e su FIFA 17 me lo sono ritrovato nella carriera con il Bologna, quindi me lo sono trovato nella mia carriera. Davvero un giocatore formidabile. Uno dei ricordi più belli è che sempre su FIFA 17 però mi aveva segnato in finale di Europa League con il Bologna, carriera che ho fatto poco fa e che sto continuando. Ritorniamo in FIFA 17 con il quarto giocatore, sto parlando di Zeturbo, giocatore che ho acquistato davvero a poco e rivenduto alla Fiorentina per 16 milioni di euro. Un giocatore che è partito un po' in sordina, è partito un po' con delle difficoltà, poi tra l'altro aveva davanti un giocatore come Ambrose che era veramente fortissimo. Sto parlando della mia carriera allenatore Extreme con il Brescia in FIFA 17, quindi con l'attuale FIFA. È un giocatore che secondo me, dopo l'infortunio di Ambrose, ha veramente preso un'eredità importantissima diventando il nuovo titolare, siglando tantissime reti, quindi se non erro dovevano essere 18 reti dopo questo suo rientro in campo. E ragazzi, 18 reti diventando il capocannoniere della Serie A, proprio per questo l'anno successivo la Fiorentina l'ha voluto in squadra e l'ho venduto a tantissimo. Come sapete l'ho comprato a meno di 3 milioni, quindi ragazzi, un guadagno astronomico per una squadra così piccola come lo era il Brescia. Io ve lo consiglio di brutto, vi faccio vedere anche tra l'altro qualche sua rete contro il Napoli, contro altre squadre. È veramente, secondo me, un attaccante un pochino lento, ma quel bomber che la butta dentro nelle situazioni, secondo me, più difficili. Lento non nel correre, lento nel cambio delle direzioni, chiariamo, perché magari pensate che sia lento, no, è veloce nella corsa, ma nel cambio della direzione con il cambio palla, con il piede secondario, è un pochino lento. Il penultimo giocatore mio è un ragazzo, veramente uno dei centrocampisti più forti che ci siano su FIFA 15, a mio parere, anche sul 16 e sul 17, però sul 15 è stata la sua consacrazione. Ero nella carriera con il Leeds United su FIFA 15, perché dovete sapere che io faccio ogni anno una carriera con il Leeds, e quindi su FIFA 15 trovai un ragazzo, un centrocampista, il cui nome è Onan O'Kane, un ragazzo che si basa sul 60-70 di overall, che veramente sulle statistiche fa schifo, ma in gioco è
è bestiale. Uno dei ricordi più belli che ho su di lui, di sicuro il più bello, è quando su FIA 17 ci ho fatto la carriera con i Leeds e me lo sono trovato già in squadra. Lo avevo acquistato veramente il Leeds e lì ho avuto una soddisfazione immensa perché lo conoscevo già da 2 anni. Ultimo giocatore appartenente a FIFA 15. Sto parlando di Wickham. Ragazzi, Wickham, che giocatore! Io lo chiamavo Yes Wickham. Cioè, ve lo ricordate nella carriera allenatore con i caproni? La carriera allenatore, quella del... quella del Derby County, secondo me un attaccante veramente fortissimo, a mio parere l'attaccante più prolifico delle mie carriere allenatore, sì, perché lui ha siglato la bellezza di 32 reti in un solo campionato. E ragazzi, non è da tutti, un giocatore che ho comprato a 3 milioni e 3, rivenderlo a 33 milioni di euro. È stata veramente una vendita devastante, ma è stata un'avventura grandissima con il Derby County, perché lui era veramente, veramente forte, ma indomabile, era indomabile. Spalleggiava, li buttava a terra, senza fallo tra l'altro, e segnava d'esterno, di punta, al volo, di testa. Incredibile, veramente, secondo me Wickham il miglior attaccante scoperto all'interno delle mie carriere allenatore. L'ultimo giocatore, parliamo sempre di FIFA 15, ed è un giocatore particolare. È un terzino che presi nella mia carriera con il Leeds United alla seconda stagione. Ero già in Premier League, se non erro. Sì, ero già in Premier League. E avevo preso dal Rayo Vallecano, Vallecano, non mi ricordo come si dice, un terzino sinistro chiamato Nacho. Non credo che sia Nacho Fernandez, ma un altro Nacho. Uno dei veramente dei terzini più forti che abbia mai provato. Aveva all'incirca su 73 di overall, ma per una squadra del genere ci ho vinto anche l'Europa League, quello è il bello, con lui titolare. Quindi mi raccomando, fatemi sapere se anche voi lo avete provato, oppure avete provato uno di questi giocatori. Quindi ragazzi, questo era il mio ultimo giocatore. Vi voglio ringraziare per aver visto questo episodio. Avete visto anche i 5 giocatori che sono stati proposti, che sono stati scoperti dal caro Simone. Quindi Kilas lo trovate qui sotto nel link in descrizione, dove troverete il secondo episodio, la seconda parte, dove ci sono altri 5 miei giocatori, altri 5-6 giocatori scoperti. Quindi mi raccomando, guardate anche quell'episodio. Spero di ricevere tanti mi piace se vi è piaciuta l'idea, e vi ripropongo naturalmente il mio profilo Instagram mario_bquadro. Vi aspetto lì su Instagram, e se volete iscrivervi al canale perché non avete ancora visto altri video, vi invito a farlo. Quindi grazie mille a tutti, vi aspetto anche nella pagina Facebook Official Pquadro, e mi raccomando, guardate i prossimi video all'interno del canale. Ciao! Quindi ragazzi, sono veramente felice di aver fatto parte di questo video, di questa mia idea che è stata portata anche sul canale di Pquadro, che ringrazio ovviamente per aver avuto questo grandissimo onore di entrare nel suo canale. Quindi nel caso, non so se ci vediamo nei prossimi video, però sul canale ci vediamo nei miei prossimi video.